Diamo due numeri, prima di tutto buongiorno a tutti. Prima due dati di settore, 31,1% di crescita del fatturato globale del settore rispetto all'anno scorso. 6,1 miliardi di fatturato, 26.350 posti di lavoro, più 9,7%. E ora i dati del salone. 998 brand in esposizione, oltre 1.000 imbarcazioni esposte, 168 novità presentate, 4.463 prove in mare, 11 ore di servizi televisivi, 644 articoli pubblicati, 1.117 giornalisti accreditati provenienti da 35 differenti paesi da tutti i continenti. E adesso il dato numero finale. 103.812 visitatori con un incremento del 10,7% rispetto al 2021. Questo non è solo un salone bellissimo, ma anche efficiente. Hanno chiuso contratti, stanno lavorando bene, è un momento per la nautica, come voi tutti sapete, eccezionale. Ma questo è anche opera, questo salone, di un grande lavoro di squadra. E noi adesso siamo una squadra. Siamo una squadra che già da domani andremo a progettare il 2023 e il 2024. E quando dico squadra, sono Confindustria Nautica, i saloni nautici, la Regione Liguria, il Comune di Genova, Camera di Commercio, Porto Antico. Cioè, questa è la squadra. Noi siamo una squadra che andremo a lavorare per arrivare ai migliori risultati. Perché a noi non basta essere bravi, belli, simpatici. Noi vogliamo essere i migliori. Allora, buongiorno a tutti. Questa terrazza è sempre un piacere, anche se oggi c'è un po' di scirocco, però chissà che bello sarebbe andare fuori oggi, in mare. È stato un bellissimo salone. È stato un bellissimo salone con grandissime aspettative, cioè il percorso è stato veramente come deve essere, le aspettative sono addirittura, poi i risultati hanno superato le aspettative, quindi noi siamo stracontenti. Siamo stracontenti anche perché sono successe alcune cose che prima non succedevano, ovvero sia, a parte i visitatori che hanno visto una città in fermento, e questo è piacevole, ma anche gli espositori hanno detto che la città funziona bene, la città si è offerta ai visitatori e agli espositori come se fosse come luogo di accoglienza e come luogo del dopo salone. È successo questo, si leggono anche sui commenti sulla stampa. Certamente c'è un problema di infrastrutture, come sapete, autostrade, ferrovie, eccetera, ma ci stiamo lavorando e quindi certamente risolveremo anche quello. La cosa più importante, che ho sentito dire da tutti, che in quest'area, il Vodafone di Levante, è oramai nei pensieri e nei desideri e nelle aspettative di tutti. Tutti si aspettano come sarà quest'area quando sarà terminato tutto il lavoro e il salone sarà veramente il salone più bello del mondo. Non esistono altre aree così nel mondo, con tutti i servizi che noi porteremo in quest'area. E questo è un motivo di orgoglio per noi, un motivo di orgoglio per tutti quelli che ci hanno lavorato. Ho saputo che sono stati, ovviamente, dal punto di vista business, i contratti si sono chiusi anche qui a Genova e quindi questo va benissimo. Se non ci fosse questo non ci sarebbe motivo di fare il salone, quindi questa è una componente fondamentale. Non ne parliamo mai, ma il salone deve dare risultati di business, altrimenti non serve a nulla, parliamoci chiaro. Quindi è successo anche questo, quindi questo va benissimo. La nostra città è contenta, tutto il dopo salone ha funzionato benissimo e soprattutto siamo contenti, come ho detto, lo ripeto adesso per l'ultima volta, che si è visto da parte dei visitatori e degli espositori questa differenza di città rispetto agli anni passati. E non vuol dire che siamo arrivati all'obiettivo, vuol dire che dobbiamo continuare su questa strada perché possiamo veramente fare tanto e fare molto di più degli altri, dei nostri competitori.
Ora voglio chiudere con un paio di ringraziamenti. Ringraziamenti ovviamente a Confindustria Nautica, perché abbiamo uno splendido rapporto tra le amministrazioni e Confindustria Nautica e stiamo lavorando molto bene con tutti. Un ringraziamento a Porto Antico, perché ha fatto veramente un bel lavoro, al Presidente Ferrando, all'Ingegner Brigante, a tutti quelli che hanno lavorato qui, perché hanno dimostrato cosa vuol dire risolvendo problemi anche sul momento e tirandosi sulle maniche, il termine che noi utilizziamo. È una grande aspettativa, ne parleremo dopo, però voglio anticiparvi che a giugno dell'anno prossimo avremo quest'area dedicata allo Sharex, sarà una cosa stupenda, sarà veramente un'altra possibilità per la città di avere visibilità internazionale, direi mondiale, con un evento che è l'Everest della Vela, è un evento numero uno al mondo e siamo contenti che sarà qui e sarà il preludio, perché ci saranno i canali navigabili e tante altre aree nuove, il preludio di quello che sarà il Salone del 23 di cui avete appena sentito le date. Nel Salone del 23 noi avremo più di 200 posti vacca in più, quindi ci sarà spazio anche per tutti gli espositori che purtroppo quest'anno non sono riusciti a raggiungere il Salone. Quindi andiamo avanti, stiamo andando bene rispettando le aspettative, dobbiamo correre, sì dobbiamo correre, ma siamo contenti di correre. Siamo contenti di correre, evidentemente sabato che eravamo in mare a correre della Tura, poi è venuta anche la pioggia, il vento, ma arriveranno anche su questi percorsi, pioggia, vento, e arriva di tutti i colori, però alla fine si raggiunge, si arriva al traguardo e questa è l'aspettativa per noi e per tutti. Il Salone ci darà questa grande soddisfazione negli anni a venire. Concludo dicendo che, come avevamo anticipato all'inaugurazione, noi stiamo lavorando con Confindustria Nautica e con i Saloni Nautici per quello che succederà dal 2024 in poi, ovvero sia, sapete che noi abbiamo un contratto decennale, ma nel 2024 a questo contratto si aggiungeranno tante nuove aree e quindi stiamo lavorando per avere tutte queste nuove aree disponibili per il Salone e quindi nel 2024 faremo un altro contratto in cui nel 2024 noi prevederemo altri 10 anni di lavoro con Confindustria Nautica e i Saloni Nautici per dare grandissima visibilità con tutte le nuove aree al Salone. Quindi vedete, le prospettive per il futuro sono rose, ora sta a tutti noi continuare a lavorare e rimboccarci le maniche per far sì che le prospettive rose diventino veramente una rosea realtà. Grazie a tutti. Fatemi ringraziare davvero di cuore tutti quelli che hanno lavorato in questi giorni, nei giorni precedenti e che lavoreranno anche nei prossimi 2 o 3 giorni a smontare questo Salone, ovviamente i dirigenti di Confindustria Nautica, ma tutti i loro collaboratori, i venditori, i ragazzi che sono allo stand, chi in città si è occupato di fare e costruire quel clima di cui parlava prima Maurizio, perché credo che il Salone Nautico sia veramente una creatura collettiva dell'ingegno di tutte queste persone. E tra i numeri che abbiamo visto, uno è il numero che più mi rende orgoglioso di questa manifestazione, perché molto spesso si rischia in questo settore di fare come la antica storiella del dito e della luna. Non sono i numeri dei visitatori o delle vendite, sono quel numerino che contava 26.000 persone, più 9% di persone che ci lavorano in questo settore, e quella è la luna. Chi per molti anni ha guardato questo settore con le barche, i giocattoli da ricchi, un po' di invidia e un po' di sussiego, è stato colui che ha guardato il dito. Noi abbiamo guardato la luna fin dall'inizio e la luna sono quei 26.000 persone che aumentano ogni anno, che costruiscono la loro vita intorno a questo settore. Cristoforo Colombo, c'è una famosa frase che dice che il mare porterà a ogni uomo nuovi sogni. Ecco, chi viene qui viene a visitare dei sogni, magari si può permettere, io me lo auguro che ce ne siano sempre di più, che si possono permettere quel sogno, ma il sogno vero è che chi quell'oggetto l'ha costruito sono le tante donne, i tanti uomini, le tante persone che o lavorano direttamente o lavorano indirettamente in quel settore, quello sì, si costruiscono un sogno di un'esistenza, di una vita, di una famiglia. Questa è l'economia che funziona, è la possibilità di dare risposte alle tante persone che collaborano perché questo settore cresca. Il Salone Nautica è il concentrato di questi sogni, perché li vediamo esposti, vediamo la gente che li visita, vediamo chi li costruisce, vediamo chi li vende e ogni anno vediamo anche
tutto il mondo che si trascina dietro e nuove speranze che abbiamo creato. Quindi questo è veramente un momento importante. Poi che si svolga nel più grande cantiere di rinnovamento urbano d'Italia, credo che ci dia anche il sogno di vivere in città migliori, e se è possibile creare una sintesi di tutto quello che dovremmo fare in politica e in economia nei prossimi anni in questo paese, beh, questo salone è veramente la sintesi, e quest'anno lo è stato davvero e compiutamente, con una città che l'ha abbracciato in modo, credo, anche affettuoso, diciamo, dopo forse qualche freddezza degli anni passati. Abbiamo davanti 2 anni straordinari, l'ha detto il sindaco, l'ha detto Saverio, noi tra 2 anni avremo un waterfront completato e allora davvero avremo raggiunto un grande obiettivo per questa città, per questa regione, ma data l'importanza della manifestazione anche per l'Italia, aver creato una casa della nostra industria permanente, bella, vivibile, moderna, compatibile ambientalmente, e davvero credo che sia un risultato di cui tutti noi potremo festeggiare di qua a 24 mesi. E quindi non dico grande salone 62esimo, ma buon 63esimo salone, di cui sono certo si comincia a lavorare da oggi per costruirlo. A giugno del 2023 qui a Genova. Adesso vi do una notizia, Bucci sarà presente.